camminare su queste montagne che sono state proprio ferite dal terremoto, quindi un sentimento di profonda tristezza, ma al tempo stesso anche di orgoglio, perché vedo come reagiscono le persone. Le persone non si rassegnano, dimostrano la determinazione di sempre, i sindaci sanno anche trasporre questi sentimenti in azioni concrete, c'è una buona sinergia con la regione, con la protezione civile, quindi alla fine io sono sicura che noi ce la faremo e riusciremo a fare quello che si decide insieme di fare. La gente vuole tornare il prima possibile ed è questo il desiderio che noi dobbiamo soddisfare. Ora, certo, bisogna capire qual è la parte del territorio più sicura per ricostruire, quindi stabilire, ecco, con certi criteri che sono gli esperti a doverci dare, dove dobbiamo cominciare a concentrare la nostra azione, opera di ricostruzione. Però in tutto questo mi pare che ci sia un buon clima, ecco, di fiducia e di collaborazione. Questa grinta in ultimo è stata trasmessa per intero, diciamo, a tutte le istituzioni, compresa quella che lei presiede. Beh, la Camera dei Deputati ha cercato di fare la sua parte, come sa c'è stata l'approvazione del decreto sul terremoto, in più noi come Camera abbiamo voluto fare anche un gesto simbolico, i risparmi di quest'anno, che abbiamo risparmiato appunto una cifra considerevole, abbiamo voluto dedicarla alla ricostruzione in questi luoghi, quindi si tratta di 47 milioni di euro che noi abbiamo voluto destinare alla ricostruzione, quindi dai tagli che dimostrano la voglia e la determinazione di sobrietà all'obiettivo di farne una cosa utile alle popolazioni più colpite. E poi cerchiamo di seguire con la presenza i lavori e sostenere anche a livello centrale le richieste della popolazione.